Non sai che cosa regalare a quella tua amica, a quel tuo amico, insegnante di danza o appassionato di danza? Ci sono qua io. Benvenuti nel primo Danza con Joe del mese di dicembre. Come state? Spero tutto bene. Oggi ho intenzione di elencarvi una top 10 dei regali più ambiti dagli amanti della danza, dai ballerini, aspiranti ballerini, quelli che gli piace la danza e magari non la praticano in generale. Tutto ciò che potrebbe piacere a qualcuno che pratica o apprezza la danza. Primo punto, un accessorio quanto mai costoso, tanto quanto vitale per una ballerina di danza classica, ovvero le scarpe da punta. In generale direi che l'argomento scarpe può essere comunque un buonissimo punto di partenza per ideare un perfetto regalo di Natale, perché comunque le scarpe di danza sono una di quelle cose che si consuma molto facilmente, che va cambiata regolarmente, anche per una questione di salute dei propri piedi e del proprio corpo in generale. Per quanto riguarda le scarpe da punta, attenzione, non regalatele a caso, regalatele solo a chi effettivamente ne ha bisogno, quindi che ha iniziato a studiare con le scarpe da punta. Seconda cosa, seconda dritta che vi do, se regalate un paio di scarpe da punta a una persona che siete sicuri che le dovrà indossare per forza di cose, non regalate scarpe da punta alle bambine perché poi rischiano di avere dei danni irreversibili nel momento in cui le indossano e cominciano a salirci sopra, così a caso non guidate, insomma, e non regalatele in generale ai vostri amici appassionati di danza che però non praticano, perché anche lì siamo nella cacca. Ecco, se cominciamo a regalare scarpe da punta così a casaccio, è un casino a livello di salute. Quando regalate invece un paio di scarpe a qualcuno che ne ha bisogno, assicuratevi tramite i classici sotterfugi da regalo a sorpresa di quale sia il tipo di scarpa da punta che normalmente usa, o se ha riscontrato dei problemi nell'usare quella marca di punte, quella forma di punte, quel tipo di suola, via dicendo, e fatevi consigliare da un negozio specializzato per eventualmente regalare appunto il tipo di scarpa da punta più adeguato. Questa è una cosa importante. Quindi non regalate un paio di scarpe da punta a caso, perché anche lì danni irreversibili. Però è un regalo apprezzatissimo perché hanno un certo costo e quindi sicuramente se avete un budget, non dico esagerato da 100.000 euro, però un budgettino abbastanza consistente, la scarpa da punta top. Opzione numero 2, abbigliamento. Anche qui informatevi se nella scuola di danza X è consentito un abbigliamento libero, diciamo. Se avete bisogno di qualche dritta, andate a guardare il mio video sulle divise che vi lascio qua sopra. In generale, soprattutto quando si arriva a un certo livello, sicuramente è gradito e apprezzato avere comunque una propria gamma di body, gonnellini e via dicendo. Un body di danza fatto come si deve costa un pochettino, quindi come regalo secondo me è azzeccato, soprattutto perché ce n'è veramente di qualsiasi tipo e si trova veramente ovunque. Ma anche qui io vi suggerisco, dato il periodo storico, di supportare appunto le piccole realtà commerciali, quindi i negozi specializzati in danza che sono danneggiati in questo momento tanto quanto noi poverine scuole di danza. Quindi andate a cercare sui loro siti, chiamateli, fategli una visita, che cavolo ne so, insomma, informatevi, sicuramente anche loro vi sapranno indirizzare verso la scelta più giusta. Assicuratevi della taglia di body che dovete andare ad acquistare, guardate se il materiale è buono oppure il classico materiale che dopo che lo lavi tot volte va a rindellarsi tutto. Insomma, in generale, comunque di body, gonnellini e via dicendo, ce n'è veramente tantissimi e poi va un po' a seconda dei gusti. Questo vale anche per i maschi, anche i maschi usano body sospensori, leggings, sudarelle, insomma, di abbigliamento di danza veramente ce n'è di ogni, anche per l'allenamento personale, quindi l'allenamento da casa, sicuramente ci saranno degli abbigliamenti adeguati o meno. Numero 3, un borsone o una borsa di danza che sia adeguata, quindi in base alle ore di danza che fa la persona X, regalategli un bellissimo borsone, può essere quello della sua scuola, perché oramai ogni scuola di danza, ogni associazione sportiva ha il suo borsone, la sua gamma di borse, quindi gli regalate o quello. Oppure andate a cercare sempre nei negozi di danza un bel borsone che riesca a contenere appunto tutto. Informatevi se ne ha bisogno, perché sicuramente farà piacere ricevere una borsa nuova tanto quanto una borsa normale, ecco, come regalo. Però sicuramente se magari il borsone di danza è distrutto dall'usura, potrebbe essere una bellissima idea regalo, appunto, un borsone, una borsa, una shopper, insomma, un qualcosa che possa contenere le cose che servono a un ballerino quando va a lezione. Numero 4. Un
Theraband. Il Theraband è quell'elastico bellissimo con cui si possono fare un sacco di esercizi per scaldare non solo i piedi ma anche le gambe, insomma si possono fare un sacco di esercizi con quell'elastico e anche quello ha un costicino diciamo non proprio basso, però è per tutte le tasche perché comunque va in base alla metratura, in base alla resistenza, quindi insomma uno si può anche regolare. Elastici ce n'è veramente di ogni tipo, c'è il Theraband che appunto è quello più funzionale a mio avviso, però ci sono anche quelli con i buchi, elastici di resistenza, piccoli, grandi, medi, di vario genere, quindi andate a informarvi e sicuramente troverete qualcosa di adeguato. Se non vi piace tanto l'idea dell'elastico oppure non vi basta, potete fare un set magari con tot elastici oppure un elastico, le palline, il rulletto, insomma con vari accessori che possono aiutare nella formazione muscolare o comunque nella riabilitazione anche di del vostro amico ballerino. Numero 5, per gli amanti della danza puri, quindi quelli che non si limitano ad andare a lezione ma che vogliono veramente informarsi, che la danza per loro è veramente una grandissimissima passione, per piccoli, grandi, mezzani, ci sono un sacco di proposte in libreria. In libreria troverete sicuramente libri di vario genere che abbiano come protagoniste ballerine, storie di ballerine, biografie di ballerine, manuali sulla danza, manuali di storia della danza, insomma ce n'è veramente di ogni e per ogni età. Conosco anche delle collane per bambini che hanno protagonisti dei ballerini, ma anche bambini piccoli, mi ricordo quando ero piccola c'era Angelina ballerina, adesso non so se esiste ancora, però ce n'è veramente tantissimi e sicuramente è un regalo apprezzato. Ci sono appunto di talmente vario tipo che puoi accontentare sia il medio appassionato di danza sia il super appassionato di danza, però ovviamente gli deve piacere un minimo leggere, sicuramente se volete invogliare la persona X a leggere questo potrebbe essere un buon punto di partenza, coniugando la lettura con una passione appunto che ha molto grande in sé. Numero 6, rulli, massaggiatori, palline, massaggiatori di qualunque genere, li trovate anche a prezzi veramente stracciatissimi ovunque. Informatevi, andate a cercare massaggiatori muscolari di vario genere, ci sono quelli con le tre palline, ci sono le palline in generale, ci sono rulletti di varie dimensioni con le punte, senza punte, con i pallini, senza pallini, ce n'è veramente di ogni e quello è un tipo di accessorio particolare che sicuramente incontrerà le esigenze del danzatore nel momento in cui avrà una contrattura, prenderà una botta, insomma quando avrà bisogno di un massaggio avrà questo suo piccolo accessorio fantastico. Questo regalo numero 7 è diciamo un po' controverso perché è un po' passato di moda, però sicuramente potrebbe essere apprezzato ed è un DVD con il proprio balletto preferito, anzi con il balletto preferito della persona a cui lo regalate, un DVD magari con vari spezzoni, diciamo che l'insegnante di danza magari ha la sua personale gamma di DVD e sicuramente apprezzerà quando si va a tappare il buco di quel balletto che non si è mai trovato in DVD e via dicendo. Magari l'appassionato di danza, essendo che i DVD sono diventati uno strumento un po' obsoleto, potrebbe non apprezzare particolarmente questo regalo, però tenetelo in conto, se gli avete già regalato tutto il resto potrebbe essere un'idea molto carina. Informatevi bene su quale sia il suo balletto preferito e se magari non ce l'ha già in DVD. Comunque anche quelli, proprio perché il DVD è obsoleto, li trovate per tutte le tasche, scontatissimi, andate all'usato e ne trovate tantissimi, veramente. Numero 8, soprattutto per le femminucce, un bel set di parrucco trucco. Fategli una bella trussina, magari tutta a tema danza, ci sono comunque anche lì nei negozi di danza o comunque in giro trovate sicuramente qualcosa di trucchi, parrucco, perché le cose da pettinarsi in particolare sono di quelle cose che finiscono perse tempo zero, porcine, mollette, elastici, retine. Fategli una bella truss, bella piena, perché tanto quelle serviranno sempre, quindi può essere un'idea veramente geniale. In più potete aggiungerci magari qualche accessorio carino, un fiocchettino, delle forcine particolari, i brillantini, insomma qualche cosa di più carino in modo che sia proprio effetto regalo e non effetto rigattiere. Numero 9, scontato, scontatissimo, sicuramente vi è già venuto in mente ma ve lo dico lo stesso, accessori a tema danza. La danza è uno sport, un'arte talmente diffusa che di accessori con ballerine, tutù, animali che ballano, insomma di qualunque genere ci sono di ogni tipo, dalla cartoleria ai gioielli, all'abbigliamento normale per andare in giro, giocattoli, insomma ce n'è di ogni, ci sono anche portachiavi molto carini, insomma se
il vostro budget è particolarmente ridotto, magari avete quell'amico che fa danza, che però non è proprio nella cerchia ristretta dei vostri amici, via dicendo, l'accessorio tema danza, top, sempre apprezzato, ve l'assicuro. Soprattutto se decidete di farlo voi, se avete abilità manuali particolari, imbastite voi magari un piccolo portachiavi, un piccolo presente a tema danza. Ultimo, ma non ultimo, nel nostro elenco, un bel biglietto per andare a vedere a teatro un balletto, uno spettacolo, un musical, qualcosa che sicuramente la persona X avrà molto molto piacere a vedere, perché ogni appassionato di danza una cosa che attende sempre è magari di andare a teatro a vedere un saggio, a vedere uno spettacolo, a vedere qualcosa che comunque lo possa appassionare, anche un concorso, per dire banale. Se attualmente voi non siete quel tipo di persona che si va ad informare sugli spettacoli, o comunque non avete idea se ci siano spettacoli, perché capisco nella situazione attuale è tutto chiuso, quindi non è che ci sia uno spettacolo dietro l'altro, ma potete regalargli un buono, tra virgolette, per il quale al primo spettacolo che la persona X vuole andare a vedere, voi gli pagherete il biglietto e li accompagnerete a vedere questo spettacolo. Soprattutto accompagnateli, perché se no sta male, è maleducazione secondo me. Se non avete la passione anche voi per la danza, non ve ne frega niente, regalategli questo benedetto biglietto e magari lo incentivate o gli trovate una persona con cui andare, insomma, perché quello è sempre un po' un cruccio. Queste erano le mie 10 proposte per un regalo di Natale azzeccatissimo, ve l'assicuro, ad un ballerino. Comunque tutto dipende dalla persona che avete davanti. Magari la persona che avete davanti preferisce comprarsi da solo le cose a tema danza, oppure ne ha già talmente tanti che sarebbe un regalo troppo scontato, e quindi queste 10 proposte possono essere banali forse, quindi dipende sempre dalla persona che avete davanti, ma sono sicura che una di queste 10 proposte possa sicuramente interessarvi. Mi raccomando, in questo periodo non andate a comprare tutte le cose online, sui siti online di acquisto, di shopping, perché sarebbe meglio soprattutto supportare, soprattutto se fate dei regali a tema danza, le piccole realtà commerciali. Sicuramente su Facebook ne trovate tantissime, sicuramente vicino a voi c'è qualche negozio che va supportato, perché comunque senza quei negozi noi non potremmo avere quello che ci serve nello specifico per fare danza. Quindi mi raccomando, fate quest'opera di bene e supportate le piccole realtà commerciali. Mi sono dimenticata di qualche idea? Avete delle altre proposte di regali perfetti per dei ballerini o degli appassionati di danza? Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un piccolo like di supporto, e se pensate che questo elenco di regali perfetti per un ballerino possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, magari non le persone a cui dovete fare il regalo che boh, non si sa mai, condividete questo video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per questo avvento di Gio, solo su Giocate Books Writer. Un bacione, ciao ciao!